Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti oggi in questo nuovo video. Oggi, come da terzo dal titolo, appunto andiamo a fare un'altra squishy che senza voi mi avete commentato, mi avete detto qui sotto nei commenti. E appunto oggi andiamo a fare una Pokéball squishy consigliata appunto da Lorenzo26. Sì, una Pokéball squishy. Allora, iniziamo subito con i materiali. Allora, appunto ci servirà un foglio su cui disegnare il nostro squishy, la nostra matita, la penna, aspettate che la prendo la penna, appunto i nostri pennarelli e matite e il righello per fare appunto la forma per regolarvi e lo scotch largo, ragazzi. Ok, allora, per prima cosa andiamo a disegnare o a stampare, se non ci riuscite, una sagoma di una Pokéball. Io, come sapete, dei disegni che vengono molto bene. Guardate, l'ho disegnata. Carina. Ottimo. Io l'ho fatta con gli occhiettini kawaii perché a me piacciono, come sapete. Perfetto. Dopo aver disegnato e stampato la sagoma, andiamo con la penna a ricalcare tutti i contorni. Io li ricalco e ci vediamo qui per i prossimi passaggi. Perfetto, ragazzi, dopo aver ricalcato i contorni con la nostra penna, così, andiamo con la gomma a cancellare tutte le tracce di matita, così verrà più preciso. E perfetto, ragazzi, dopo aver cancellato i contorni della matita con la gomma, appunto dopo andiamo a colorare il nostro squishy. Voi lo potete colorare appunto come volete, a vostro piacimento. A vostro piacimento, con tutti i colori, sia pennarelli che vi potete usare. Ok, io intanto lo coloro e poi ci vediamo qui per la laminatura. Perfetto, ragazzi, fatto ciò, guardate, io l'ho colorato con una Pokéball, vedete carino. Dopo averlo colorato andiamo a prendere lo scotch largo e andiamo a laminarlo. Ok, perfetto ragazzi, dovete laminarlo così, laminato. Perfetto, ricopriamo tutto lo scotch e adesso mentre andiamo a tagliare la sagoma con la forbice. Ok, tagliamo questo. Tagliamo la sagoma. Attenti a questo passaggio, ragazzi, che se ci manca qualcosa poi. Vabbè, avete sempre lo scotch che viene a salvare perché potete ripararlo. Però prestate molta attenzione quando tagliate la sagoma. Ok, io l'ho tagliato, ragazzi. Guardate, è un po' piccolino, ma dai, è carino. Ok, dopo aver fatto prima la faccia, andiamo a metterlo a testa in giù e se vi è rimasto spazio su un altro foglio potete farlo là, altrimenti ne prendete un altro. Io se riesco a togliere questo scotch mi basta il foglio. Sì. Ok, a me basta il foglio, perciò lo andiamo a disegnare qui. Perfetto, ragazzi, dopo aver scelto la sagoma sul foglio restante, se voi avete spazio, guardate, io se l'avete segnata qui, andiamo sempre con la penna a ricalcare i contorni. Il ricalco ci vediamo qui per gli altri passaggi. Ragazzi, fatto ciò, andiamo sempre con la gomma a cancellare tutti i contorni. E vi raccomando, questo è un passaggio importante, darà bellezza al vostro squishy. Perfetto, tutto ciò ragazzi, io solo perché piace a me, vado a fare, diciamo, le stesse strisce qui, questa striscia, e lo vedo anche colorare sopra di rosso, così per essere più bello, però voi potete anche lasciarlo così bianco, voi andate a colorarlo, lì lo coloro e ci vediamo qui per la laminatura. Perfetto ragazzi, dopo aver appunto colorato sarà stato bianco lo squishy, ecco, così, andiamo sempre a laminarlo con il nostro scotch. Mettiamo lo scotch. Qui mi raccomando, ragazzi, come dico sempre, se lasciate dei solchi quando fate la laminatura non fa niente, se
se avete visto anche i miei video precedenti, ma se non l'avete visto andate a vedere, io facevo sempre dei solchi ai miei squishy, però non fa niente, alla fine l'effetto viene sempre. Perciò non preoccupatevi se magari anche qualcuno esce, ma no, non so se è una magia, ma a me questo squishy non cioè, non solchi. Guardate, liscio. Vabbè. Ok, dopo aver fatto questo, ragazzi, andiamo a ritagliare la sagoma con la forbice. Ok. Attenzione quando la tagliate, perché voilà. Perfetto, ragazzi, dopo aver fatto entrambe le facce, andiamo a metterle una sopra l'altra e vedere se combaciano oppure se uno è troppo grande, troppo piccolo, andiamo a tagliare qualcosa. Perché di solito, diciamo, per me un po' sì, c'è un po' qua e qua. Allora lo andiamo subito a tagliare. Ok. Perfetto, dopo quando sono entrambe ci vanno uguali, andiamo diciamo, andiamo a attaccarle insieme con lo scotch e a lasciare, ricordatevi sempre di lasciare un piccolo foro per il ripieno. Io vado ad attaccare ci sono qui per la fase di riempimento. Ok, ragazzi, dopo averlo appunto tutto riempito di scotch, lasciato un po' per il ripieno, così come ho fatto io, andiamo a riempirlo. Io come riempimento ho deciso di usare del polistirolo tagliato già in piccoli pezzi, pezzettini. Però, ripeto, voi potete usare qualsiasi altro materiale, come per esempio spugna, cotone, winzer sintetico, di tutto. Ok, allora, prendete il vostro riempimento e andiamo a riempire lo squishy. Io prendo mi sa che stavolta non è scritto. Perfetto, ragazzi, dopo aver riempito io mi sono andata subito a chiudere il foro con lo scotch e questo è il risultato finale. Io appunto l'ho imbottito con il polistirolo così è bello, però guardate è super bello col polistirolo, soprattutto è bellissimo. Guardate qui, carinissimo. Appunto è bellissimo. Ok, il video di oggi appunto è fatto e questo di questa bellissima Pokéball. Ringrazio Lorenzo26 per l'idea. E appunto io vi consiglio di guardare il video fino alla fine perché alla fine c'è anche un video bonus. Vabbè, il video squishy finisce qui e dopo c'è il video bonus.